amministrative. Io ritengo che per parlare di politica bisogna proprio cominciare a dire che in tutti i partiti, come in qualsiasi parte del mondo tranne in Italia, bisogna svecchiarla questa classe politica, bisogna mettere i limiti dei mandati, io lo sto dicendo da un sacco di tempo. Non è più possibile. Lei da quanto è in Consiglio regionale? Com'è? Lei da quanto è? È la seconda legislatura. Basta e avanza. Uno, basta e avanza. Uno fa 10 anni e poi se ne torna a casa. Quindi lei non si ricandida, no. Rossolta? Questo è già sicuro? Sì, sì, è già sicurissimo, anche perché io ho fatto una mozione proprio su questo, quindi a congressuale. Nel suo modo di vedere i due mandati, lei o chi per lei avrebbe diritto di dire ma mi candido alla Camera, vado a fare il consigliere, cioè il sindaco? Beh, l'importante è che non stia più a in quel posto, cioè, ma questo deve valere per tutti, deve valere per i senatori, deve valere per i deputati, per i consiglieri regionali, come vale per il sindaco e deve valere per gli assessori comunali. Dopo 10 anni... Anche per il presidente di regione magari? Beh, ma questo è normale, se vale per i consiglieri. 20 anni di Formigoni, 15 di Errani. Sì, ma se vale per i consiglieri, deve a maggior un po' diverso. Lei aveva già visto questo link del nostro immarcescibile Stefano Zanet, che le chiedeva: l'ex ministro Galan ha dichiarato la settimana del punto, visto che parlavamo di Galan, che per lanciare il PDL occorrono facce nuove. E qui le fa degli esempi e le chiede, proponendole anche un suo vecchio spot elettorale. Io penso che, cioè l'ho detto prima quello che penso, che uno quando ha fatto 2 legislature è più che sufficiente. Dalla Torre, vicepresidente della provincia, non ha mai corso. Se corre, io spero che cambino la legge elettorale, o quantomeno se non cambiano questa porcata di legge elettorale che nessuno vuole cambiare, perché a parole tutti vogliono cambiare, ma nessuno... Fino adesso almeno nessuno ha fatto una proposta concreta e seria per cambiarla. Si parla di tutt'altro, ma non del cambiamento della legge elettorale. Si dice, si fa una conferenza stampa per dire quanto è bello se io potessi votare il Presidente della Repubblica. Io direi, ma quanto sarebbe bello che almeno potessi non votare il Presidente, ma almeno il mio deputato, il mio senatore. Cioè, allora... se uno si candida e prendi i voti, vada pure a Roma. Cioè non e che non fosse votato dalla gente del Presidente, le piacerebbe o no? Ti ho detto, io spero, mi auguro. Ma perché intanto che finalmente... sempre Michelangelo mi segnala che a Mirandola hanno fischiato Napolitano chiamandolo buffone, e siccome lo propone Repubblica, tra l'altro... non libero, la cosa sembra molto, sì, molto credibile. No, ma è credibile, ma è normale in quella situazione, soprattutto in questo momento le istituzioni per la gente comune sono poco credibili, soprattutto le istituzioni politiche. Infatti c'è, i riferimenti ormai sono tutt'altri. Ti dico che per me sarebbe bello quantomeno votare i miei deputati e i miei senatori. E votare il Presidente della Repubblica le piacerebbe o no? Ma non è un problema che si può porre a 7 mesi dalle elezioni. Come concetto, come idea, non per l'oggi, per non il domani. Non è che sta cosa mi prenda più di tanto. L'unica cosa che uno vorrebbe è poter dire, cavolo, in una lista di 10 persone almeno mi scelgo io il deputato che voglio. Se poi va su, risponde a determinati requisiti e risponde al territorio e non è autoreferenziale come lo sono adesso.